Questo rumoroso post partita, vittoria chiassosa a sua volta quella dell'Atletico Gabbiano, 14-2, che è molto raro. Però qui un attimo fa si è parlato di una dedica che non è stata fatta, come? Sì, volevo dedicare al nostro compagno di squadra che probabilmente ci sta guardando, che è infortunato, è rotto, il vero Manny, non quell'altra chiavica che se n'è andata. Ecco, Quella quello l'ho aggiunto. chiavica che sta là dietro, che si sta nascondendo. Momento che Maras domanda se è inquadrato mentre via attraversa. La prende, fa brutte figure. E lui se lo dice lo fa. Non c'è andato lontano. La tagliamo dalla live, quindi la classifica è ingiusta. Questa non è la prova perché, vabbè, no, tagliamo sto pezzo. Le partite non avevamo preso la quadra. Sicuramente una cosa che confermerà sarà la prossima partita. No! Non sto dicendo che vinceremo a mani basse. Andiamo a giocare a testa alta contro i primi. Io un panchino, ma la palla è rotonda, il campo decide. Ricordiamo agli spettatori che la prossima sarà con Tutvellas, che sono la squadra più ostica in questo torneo. Questo torneo. Dopo di noi. No! E appunto, però, se vogliamo parlare di questo, in che cosa secondo dai, voi? Pezzo. Che cosa? Che ho detto? No, quello che ha detto lui. Ah, no, non ha detto nulla di che. Sapeste quello che vi hai detto in queste interviste. Dico, secondo voi, invece, la cosa meno temibile del Gabbiano attualmente, la cosa che state sbagliando di più e che facilita la strada ai vostri Comide. Avversari. Flavio Comide, il giocatore con la maglia numero la mancanza uno. Di portiere che purtroppo. Esatto, che la ci cosa che sbagliamo e che concretizziamo. Questa partita invece dei 14 a 2 poteva finire molto più. Concretizziamo anche poco. Quelli di prima. E non concretizziamo molto, magari anche in fase difensiva ogni tanto. Nonostante i 14 gol abbiamo un bomber fantasista. Il nostro bomber è più fantasista che finalizzatore. Molte più occasioni da poter realizzare. Cioè, ci siamo mangiati veramente gol dentro la porta. Dopo 14-2 non tutti rimpiangerebbero i gol non segnati, ma il Gabbiano non basta, evidentemente. No, non ci accontentiamo. Mai. Grazie mille al Gabbiano, ci vediamo alla prossima, signori. Voleva aggiungere qualcosa, Gab? Va bene così. Forza Gabbiano. E comunque vorrei aggiungere che il vero capitano. Non siamo meno degli altri. Cito, coglione! Che il vero capitano? Sono io. E io sono il vero capitano. Sono stato infortunato. Ok. È giusto. Il vero bomber. Classe 5 stelle skill, 99 di dribbling, che giocatore.